Dal 30 ottobre al 3 novembre, un evento sorprendente attende Manuel. Catalina lo ha bendato e condotto all'interno di un hangar. Quando finalmente scopre la benda, la vista di un aereo lo lascia esterrefatto. Catalina, con entusiasmo, gli rivela che sono riusciti a rimettere a nuovo l'aereo, grazie all'intervento di un meccanico. Manuel, visibilmente stupito, interroga la sorella sul significato di questo gesto inaspettato. Catalina, con un sorriso, gli svela di aver voluto risvegliare in lui l'amore per il volo. Manuel, tuttavia, ammette candidamente che quei sentimenti sono ormai un ricordo lontano. Catalina insiste, sottolineando quanto volare fosse il suo sogno e la sua grande passione. Manuel, con un filo di malinconia nella voce, le fa notare che proprio quel sogno aveva rischiato di rovinargli la vita. Prima di immergerti in questo video, assicurati di iscriverti e di attivare le notifiche, grazie. Del volo, ma Manuel è irremovibile. Ha cambiato vita e ora desidera solo costruire un futuro sereno al fianco di Ximena. Nonostante ciò, ringrazia Catalina per il pensiero e se ne va, lasciandola senza parole. Intanto, Jana, ancora all'oscuro di quanto accaduto tra Manuel e Catalina, cerca consigli da Lope riguardo la situazione con Maria. Lope cerca di giustificarsi, affermando di non aver voluto condividere informazioni non verificate. Jana, determinata, cerca di scoprire la fonte delle notizie su Salvador e la loro affidabilità. Curro, fresco di diploma, interrompe Jana mentre è in sala. Jana lo interroga su Catalina, ma Curro rivela di essere lui a voler parlare con lei. Con gioia, le restituisce la statuina portafortuna, annunciando di aver superato gli esami e di essere finalmente diplomato. Jana, orgogliosa, gli attribuisce il merito per il successo, sottolineando quanto abbia studiato. Aggiunge poi che Eugenia sarebbe stata fiera di lui, e lui la ringrazia sinceramente per aver ricordato sua madre. Dunque, Jana curiosa interroga Curro. «Dove andrai? Cosa farai? Studierai all'estero?» Curro, incerto, ammette che è una possibilità, ma non ha ancora deciso. Confida poi che suo padre, Lorenzo, non è orgoglioso di lui. La sua unica preoccupazione è infatti il testamento del barone. Jana, per confortarlo, sottolinea come quell'esame rappresenti un significativo progresso per il suo futuro. Successivamente, Jana promette di far preparare a Simona il suo dolce preferito. In cucina, mentre i cuochi sono al lavoro, arriva Catalina, accolta calorosamente da Simona, la quale la ringrazia per aver parlato con il padre, evitando così licenziamenti. Catalina, dal canto suo, elogia il loro lavoro, sottolineando come i piatti che preparano siano all'altezza della cucina reale e rivelando il loro grande talento. Candela, intervenendo, porta all'attenzione le scuse ricevute dalla Marchesa. Critica Cruz, affermando che avrebbe potuto fare di più per loro, soprattutto perché sono stati grazie a loro a svelare le malefatte di Don Camillo. Simona tenta di smorzare i toni, ma Catalina concorda con Candela, ammettendo che Cruz, seppur orgogliosa, avrebbe potuto fare di più. Catalina poi confessa che, riguardo al suo gioiello, la Marchesa non si è nemmeno presa la briga di scusarsi. I cuochi mostrano solidarietà, ma Catalina, con un sorriso complice, rivela di avere già in mente un piano per vendicarsi. Ma ora, prima di proseguire con il resto del video, ci piacerebbe sapere cosa ne pensi. Lascia un commento e condividi la tua prospettiva con noi. Ora proseguiamo con il video. Non vada. Teresa, scusandosi, confessa di essere preoccupata per questioni personali, ma preferisce non approfondire. Mentre prende il sapone da una mensola, scopre una boccetta di qualcosa di molto pericoloso, simile a veleno. La ragazza la prende in mano e inizia a riflettere intensamente, immersa nei suoi pensieri. Catalina si ritrova faccia a faccia con Jana e immediatamente le chiede informazioni riguardo all'incontro con Manuel. Le racconta che, purtroppo, non c'è molto da dire. Manuel non ha dimostrato entusiasmo e la sua reazione è stata completamente diversa da quella sperata. Catalina è visibilmente abbattuta. Jana prova a tirarle su il morale, suggerendo che Manuel potrebbe necessitare di più tempo per recuperare la memoria e riscoprire la sua passione. Tuttavia, Catalina si mostra pessimista, convinta che il cambiamento di Manuel sia una scelta consapevole e che ormai il ragazzo sia diverso. Jana osserva che la situazione si complica ulteriormente quando Ximena trascorre tempo con lui. Catalina, quindi, confida a Jana il suo sospetto.
Secondo lei, Jimena e Cruz stanno esercitando una qualche forma di influenza su Manuel. Yana rimane positiva, suggerendo che potrebbero essere d'aiuto per farlo ricordare. Catalina, però, è convinta che per Manuel quella parte della sua vita sia definitivamente chiusa. Durante una degustazione di vini, con la famiglia riunita, Jimena parla entusiasta dei preparativi per il matrimonio. Quando Alonso chiede del duca, Jimena giustifica la sua assenza con impegni legati all'organizzazione dell'evento. A sorpresa, arriva il dolce preferito di Curro, segno che Yana ha chiesto a Simona di prepararlo. Curro è estremamente felice, ma Cruz nota che quel dolce non era in menù. Catalina interviene, suggerendo che potrebbe essere stato un pensiero di Simona per festeggiare il successo di Curro all'esame. Nel frattempo, Lorenzo rimane in silenzio, completamente disinteressato. Manuel propone un brindisi in onore di Curro. Catalina lo incita a essere fiero di se stesso, ma Lorenzo continua a tacere. Cruz, notando la situazione, chiede se non abbia nulla da dire al figlio. Lorenzo risponde freddamente che parlerà quando sarà il momento giusto. Curro, a questo punto, annuncia la sua decisione di continuare gli studi. Lorenzo non è entusiasta, ma Cruz gli ricorda che il barone aveva già predisposto tutto affinché Curro proseguisse il suo percorso accademico. Lorenzo si giustifica, affermando di avere avuto molti pensieri per la testa ultimamente. Curro, a quel punto, risponde a tono, evidenziando come questi pensieri fossero evidentemente più importanti del suo futuro. Alonso cerca di calmare gli animi, proponendo una tregua. Nel frattempo, ai promessi sposi, Lope chiede a Mauro un grembiule pulito. Mauro, approfittando del momento, lo interroga su come stiano andando le cose con Maria. Lope ammette che la situazione è complicata e Mauro lo rassicura, dicendo che non è facile affrontare la realtà quando il proprio fidanzato è al fronte. Lope, tentando di spiegare la situazione complicata in cui si trova, afferma che non è interamente sua la colpa, nonostante Maria lo accusi di tutto. Da parte sua, Mauro esterna le proprie preoccupazioni riguardo Teresa, evidenziando quanto la ragazza stia soffrendo e ammettendo di non aver mai pensato che la sua decisione di lasciarla avrebbe potuto causarle così tanto dolore. Nel frattempo, durante il servizio, Gregorio avvicina Pia per sincerarsi che stia bene. Lei lo ringrazia per l'attenzione, ma proprio in quel momento arriva Petra, che osserva la scena con aria giudicante. Gregorio, notando il suo sguardo malizioso, le chiede se abbia bisogno di qualcosa, e Petra, cercando di minimizzare, risponde di no, aggiungendo di non voler interrompere la loro conversazione privata. Restati soli, Gregorio esprime a Pia la sua intenzione di prendere provvedimenti nei confronti di Petra se questa dovesse continuare a diffondere pettegolezzi su di lei. Pia, tuttavia, lo invita a non preoccuparsi, ritenendo Petra un caso perso e sapendo che la Marchesa è sempre dalla sua parte. Nel mentre, Jimena si confida con Manuel, esprimendo la sua impazienza per il matrimonio e il suo desiderio di diventare presto sua moglie. Sebbene ammetta che la sua vita è cambiata da quando hanno deciso di stare insieme, vede il matrimonio come il sigillo del loro grande amore. In cucina, Lope condivide con Simona i suoi sospetti riguardo Candela, ritenendola distratta e con la testa fra le nuvole. Mostra poi a Simona una lettera che conserva nella sua tasca. Simona reagisce con evidente preoccupazione, mentre Candela, colta alla sprovvista, balbetta qualcosa riguardo al passato e strappa la lettera, lasciando Lope senza parole. Intanto, Mauro interrompe Cruz per chiederle se ha tempo di vedere Catalina, che poco dopo si presenta con una scatola in mano. All'interno c'è il gioiello della madre di Catalina. Cruz, sorpresa, le chiede come mai il gioiello non sia nelle mani della nuova proprietaria e Catalina le spiega che gliel'ha semplicemente chiesto in prestito per indossarlo al matrimonio di Manuel. Cruz, insospettita, chiede a Catalina se il suo gesto di indossare il gioiello della madre al matrimonio di Manuel sia una provocazione. Catalina le risponde che è solo un modo per ricordare la madre, ma Cruz, che è la Marchesa de Luan, si mostra evidentemente indispettita dalla situazione. Nel frattempo, Yana è molto pensierosa e Maria, accorgendosene, le chiede cosa ci sia che non va. Yana risponde che non è nulla, ma Maria insiste, capendo che c'è qualcosa che turba l'amica. Yana allora le confida che ha deciso di fare di tutto per aiutare Manuel a recuperare la memoria.
Maria decide di appoggiarla e propone di parlare con Ximena riguardo l'allestimento della tavola per il giorno del matrimonio. Mauro, però, pensa che sarebbe meglio parlare con Gregorio, ma Maria lo convince che è più opportuno discutere direttamente con Ximena. Mauro accetta e promette di parlare con la ragazza al più presto. Nel mentre, Cruz discute con Alonso, esprimendo il suo disappunto per il fatto che lui abbia detto a Lorenzo che il testamento sarà aperto prima del matrimonio di Manuel. Alonso le spiega che ormai è inevitabile, perché il notaio ha stabilito che non possono più ritardare. Cruz, inoltre, fa notare che Catalina sta parlando male di lei e che si è fatta prestare il gioiello della madre per il matrimonio. Alonso, però, le risponde che il problema è suo, perché è stata lei stessa a vendere il gioiello. Nel frattempo, mentre Ximena va a parlare con Maria, Jana entra nella camera di Manuel. Manuel sembra riconoscerla per un momento e la guarda sorpreso. Jana gli chiede se la conosce, ma Manuel nega. Quando Jana si presenta, Manuel appare confuso, ma poi ribadisce di non ricordarla. Jana inventa una scusa per andarsene, ma mentre se ne va, Manuel la richiama e le chiede scusa per non averla riconosciuta. Lorenzo poi incontra Cruz e la provoca, chiedendole i soldi che ritiene gli spettino e affermando di aver sopportato la loro famiglia per troppo tempo. Cruz gli risponde che quei soldi appartengono a Curro e Eugenia e che lui non può sperperarli. Lorenzo però insiste, dicendo che rimarrà alla sua posizione fino all'apertura del testamento. Dopo l'incontro con Manuel, Jana si sfoga con Maria, rimproverandosi per aver creduto che Manuel potesse riconoscerla. È molto delusa per come sono andate le cose. Maria cerca di consolare Jana, ma la ragazza è troppo addolorata e non riesce a calmarsi. Nel frattempo, in cucina, i cuochi discutono su quali dolci preparare e Candela, come suo solito, protesta e interrompe la conversazione tra Lope e Simona. Tuttavia, Simona riesce a farsi dettare la ricetta da Lope. Durante la discussione arriva Petra che chiede il motivo delle risate e i cuochi rispondono che non è niente di importante. Petra però sottolinea che solo le persone stupide ridono senza motivo, il che fa perdere la pazienza a Candela che le risponde in modo sgarbato e arrabbiato, lasciando Simona sorpresa e confusa dalla sua reazione eccessiva. Nel frattempo, Jana interrompe Curro mentre legge, chiedendogli se ha apprezzato il dolce preparato da Simone. Curro risponde di sì, ringraziandola, e i due iniziano a parlare del futuro del ragazzo, dato che non è chiaro quali siano le intenzioni di Lorenzo nei suoi confronti. Curro confessa a Jana che Lorenzo lo disprezza e che l'unico che lo proteggeva e Gili voleva bene era il barone, ora deceduto, oltre a una cameriera. In cucina, Lope cerca un piatto e Maria gli dice che Gregorio non apprezzava la sua collocazione e lo ha nascosto. Lope lo trova e Maria ne approfitta per scusarsi con lui per la sua reazione riguardo a Salvador. Nel suo ufficio, Romulo sta controllando dei conti quando Pia gli fa visita. Romulo confessa di essere molto affranto per la situazione con il fratello di Gregorio e non sa come fare pace con se stesso. Pia gli suggerisce di cercare di chiedere scusa a Gregorio, spiegando che è passato molto tempo e che Romulo è sinceramente pentito. Lei stessa si offre di parlare con il maggiordomo per cercare di mediare tra i due. Romulo la ringrazia sinceramente per il suo aiuto. Tornati in cucina, Simona e Candela parlano della lettera misteriosa che Candela ha ricevuto. Simona chiede a Candela se abbia idea di chi possa avergliela inviata, ma Candela risponde di no, specificando che il mittente si è firmato come anonimo. Teresa sta pulendo il pavimento e Maria la osserva preoccupata. La ragazza sembra infatti prossima alle lacrime, memore di quanto successo con il barone e del momento in cui Pia lo ha ucciso. In preda a un crollo nervoso, Teresa si abbandona al pianto e Maria si avvicina per cercare di consolarla. Tuttavia, Teresa le confida di essere ossessionata da quel ricordo. Maria tenta di rasserenarla, insistendo sul fatto che il tempo guarirà le sue ferite e l'incoraggia a non pensarci più per non lasciarsi consumare dal dolore. Le ricorda inoltre che il barone era una persona malvagia e che quindi non deve sentirsi colpevole per ciò che è successo. Le parole di Maria però non sembrano sortire effetto su Teresa. Romulo, nel frattempo, va a trovare Gregorio nel suo ufficio e gli chiede perdono, ammettendo però di non ricordarsi dell'incidente in questione.
Gregorio, furioso, lo caccia dal suo ufficio, esprimendo incredulità di fronte all'amnesia di Romulo. Teresa si reca in lavanderia e, mentre ripensa alle parole di Maria, prende una boccetta di veleno. In quel momento viene interrotta da Lope, che le chiede cosa stia facendo lì. Entrambi dicono di non riuscire a dormire a causa dei preparativi per il matrimonio. Dopo che Lope se ne va, Teresa svuota la boccetta di veleno nel lavandino. Yana sta aiutando Ximena a vestirsi per il matrimonio. Durante l'operazione, le due donne hanno uno scambio di battute spiacevole con Mercede, la madre di Ximena, che sminuisce il rapporto tra le due ragazze, dicendo che non si può essere amiche di una cameriera. Yana rimane a disagio, mentre Ximena esprime la sua felicità per il matrimonio con Manuel, dicendo che prima dell'incidente era già un ragazzo carino, ma ora è diventato un uomo completamente innamorato. Successivamente, Maria aiuta Martina a vestirsi e le chiede di informarsi su Salvador, che da tempo non dà notizie di sé. Chiede a Martina di parlare con il marchese per chiedere notizie del suo futuro sposo. Martina accetta, anche se fa notare che Maria avrebbe potuto chiederlo prima, e assicura che non sarà un problema chiedere questo favore allo zio. Maria esprime la sua gratitudine a Martina, ammettendo di non sapere come ringraziarla. Nel frattempo, Petra sta aiutando Cruz a prepararsi, nonostante l'atmosfera tesa tra loro a causa dell'incidente con Don Camillo. Cruz è infastidita non solo per il coinvolgimento di Petra, ma anche perché l'uomo in questione lavorava per il Duca degli Infanti. Ora i duchi sono loro ospiti per il matrimonio di Manuel, il che aggrava ulteriormente la situazione. Successivamente, Martina si reca da Alonso e lo prega di cercare Salvador. Alonso promette di fare il possibile per scoprire che fine abbia fatto il ragazzo. Poco dopo, la duchessa esprime a Cruz il suo disappunto riguardo all'organizzazione del matrimonio, ritenendola strana. Cruz le fa notare che si tratta semplicemente di un approccio moderno, ma la duchessa insiste, sottolineando l'importanza del loro lignaggio e la necessità di mantenere le apparenze. A quel punto interviene Romulo, tentando di trovare una soluzione, ma viene interrotto da Gregorio che rifiuta la sua proposta. Nonostante ciò, Cruz si trova d'accordo con il vecchio maggiordomo. Prima del matrimonio, Alonso chiama Manuel per parlargli. Gli rivela che se non vuole sposare Ximena può ancora tirarsi indietro, ora che i problemi economici della famiglia sono risolti. Gli basta pronunciare una parola e Alonso farà in modo che il matrimonio non si celebri. Manuel però sembra confuso, non sapendo di quali problemi economici il padre stia parlando. Alonso lo invita a sedersi e gli spiega tutto. Gli racconta di come la famiglia stesse affrontando gravi difficoltà finanziarie e come il matrimonio con Ximena fosse stato visto come una soluzione. Ora, però, grazie all'apertura del testamento del barone, non hanno più bisogno di denaro e Manuel può scegliere liberamente. Manuel risponde che vuole sposare Ximena, sottolineando che, anche se non ricorda nulla del loro passato insieme, la sua futura moglie Gili ha raccontato ogni cosa nei minimi dettagli. Alonso tenta di convincersi che le parole di Manuel siano sincere, anche se appare dubbioso. Successivamente incontra Cruz prima della cerimonia e le fa i complimenti per quanto sia bellissima, suggerendole che, nonostante le tensioni tra loro, potrebbero fare una tregua per il bene del matrimonio del figlio. Confessa inoltre di essere esasperato dal vivere sotto la stessa tensione in casa. Cruz concorda, ammettendo che sia la cosa giusta da fare per il bene del matrimonio del loro figlio, e i due si scambiano un bacio in cucina. Nel frattempo, Gregorio rimprovera duramente Romulo, intimandogli di restare in silenzio ogni volta che parla. Romulo tuttavia ribatte, affermando di non poterlo fare in quanto ha dedicato tutta la sua vita al servizio dei marchesi e intende continuare a servirli con onore. Curro va a trovare Lorenzo e Gili esprime la sua ammirazione per la sua alta uniforme militare. Lorenzo Yi risponde che nel loro paese si può comprare tutto con i soldi, inclusi i titoli nobiliari, ma non le vittorie sul campo di battaglia. Curro risponde che vuole andare avanti e sistemare le cose con il padre in occasione del matrimonio di Manuel, sottolineando il desiderio di un futuro migliore in cui anche sua madre possa essere presente, anche al suo matrimonio. Lorenzo però ride alla proposta. Martina e Catalina si scambiano complimenti e quando arriva Manuel, si complimenta con la sorella e la cugina per la loro bellezza.
Martina lo stuzzica e poi gli ricorda di non far aspettare la futura sposa. Manuel si congeda e tutto è pronto per il matrimonio. Tutti si dirigono in giardino per fare gli auguri prima dell'inizio della cerimonia. Il primo a farli è Alonso, al quale Manuel esprime il suo desiderio di sposare Ximena. Segue Curro e poi la madre della futura sposa, che fa i complimenti al futuro marito della figlia. Intanto, a casa, Jana è inconsolabile e rilegge la lettera che Manuel aveva lasciato il giorno in cui è partito, prima di avere l'incidente. Nella lettera, Manuel esprime a Jana il suo amore eterno, dicendole che è la cosa più preziosa che possiede. Jana è straziata dal dolore e Maria cerca di confortarla, assumendosi tutta la responsabilità per quello che è successo, credendo che se non avesse intrappolato Jana quella notte, lei sarebbe stata in grado di partire con Manuel e prevenire il terribile incidente. Intanto, il matrimonio ha inizio. Ximena, accompagnata dal padre, il duca degli infanti, avanza verso l'altare mentre risuona una marcia nuziale suonata al pianoforte. Manuel aspetta emozionato all'altare e quando Ximena arriva, Glii consegna la sua mano. Dopo che entrambi pronunciano i loro voti, il sacerdote chiede se qualcuno ha qualcosa da dire contro l'unione e in quel momento Jana si avvicina agli sposi. Maria, sempre più preoccupata, la segue. Alla fine, però, Jana non interviene e i due si sposano senza problemi, anche se Jana è chiaramente distrutta. Dopo la cerimonia, Mauro va da Pia e le comunica che possono cominciare con i preparativi, esprimendo la sua preoccupazione per le tensioni tra Romulo e Gregorio. Pia sottolinea che il matrimonio dovrebbe essere l'ultimo momento per avere dissapori e che potrebbe essere imbarazzante per tutti. Pia confessa a Mauro di non aver mai visto Gregorio così arrabbiato e di non averlo mai visto umiliare qualcuno in quel modo. Il matrimonio procede senza intoppi e Alonso si ferma a parlare con Catalina. Ricordano insieme il fratello Thomas e Alonso fa i complimenti a Catalina per il gioiello di sua madre. Fa anche un discorso sull'unione di due grandi casate spagnole e sull'importanza dell'unità familiare. Manuel, a sua volta, fa un brindisi ringraziando Ximena per il suo sostegno. Durante il brindisi, Jana è visibilmente turbata. Alla fine del matrimonio, i duchi ricordano ai marchesi che ora sono una grande famiglia unificata. Romulo, nelle sale di servizio, sta pulendo la sua giacca quando Mauro gli offre il suo aiuto contro Gregorio. Romulo spiega che hanno dei trascorsi e che Gregorio non lo tratterà mai bene, chiedendo a Pia di non intervenire. Per cercare di tirare su il morale di Jana, Maria prende una bottiglia e le due cominciano a bere, fino a quando Jana strappa la lettera lasciata da Manuel, affermando che lì finisce la loro storia. Nel frattempo, Ximena e Manuel godono della loro prima notte di nozze, mentre Romulo va da Gregorio per difendere la sua posizione. Gregorio però perde la pazienza e Gli chiede perché, essendo così bravo a fare il maggiordomo, non sapeva che Petra è incinta. Romulo rimane senza parole e Petra, che ha ascoltato tutto nascosta, si rende conto delle tensioni in gioco. Le prossime puntate promettono di essere entusiasmanti, con la promessa di godere di più tempo per i personaggi durante la trasmissione di 2 ore del prossimo mercoledì. L'autore invita infine i lettori a condividere la loro opinione sul video e a iscriversi al canale se non lo hanno già fatto.